Ciao da Dario di Alternativa Linux. In questo video facciamo un'analisi tra Windows e Linux analizzando caratteristiche e differenze sotto vari punti di vista. Il video è bello lungo, quindi ho messo nella descrizione i link per saltare da un capitolo all'altro e puoi farlo anche con il cursore di avanzamento del video. Diffusione e statistiche d'uso. Statistiche dell'autorevole sito web StatCounter vedono a gennaio 2021 Windows installato su quasi un terzo dei dispositivi dotati di accesso ad internet in tutto il mondo. Linux viene dato allo 0,8%. Guardando ai soli computer, Windows sarebbe presente nel 76% e Linux nell'1,91%. Un altro autorevole sito sul tema, NetMarketShare, che ha purtroppo chiuso i battenti, stimava ad ottobre 2020 la presenza di Windows addirittura nell'87% dei computer fissi e portatili e Linux era stimato al 2,35%. Verificando i dati sulle differenti specifiche versioni, NetMarketShare vede Windows 10 al 57,85%, mentre ancora un computer ogni 4 avrebbe installato Windows 7, anche se da oltre un anno è cessato il supporto con importanti implicazioni sulla sicurezza. Tornando a StatCounter, a gennaio 2021 la versione 7 sarebbe installata nel 16,78% dei computer con Windows, ma oltre il 70% di essi monterebbe la versione 10. Era prevedibile, nel confronto tra Windows 10 e Linux, che la diffusione fosse un punto esageratamente a favore di Windows. Ma se fai parte di quella persona ogni 6 al mondo che ancora adotta Windows 7, ti consiglio di passare rapidamente ad altro sistema operativo. Tipi di licenza e costi. Windows 10 viene attualmente distribuito nelle versioni Home e Pro ed è acquistabile al costo rispettivamente di 145 e 259 euro, IVA compresa. Esistono poi condizioni particolari per l'acquisto di soluzioni educative e di grandi volumi di licenze o il controverso caso delle licenze elettroniche SD. Ma il modo più semplice per procurarsi Windows è acquistare un nuovo computer. Lo strapotere Microsoft con i produttori fa sì che in computer e tablet sia preinstallato Windows con rarissime eccezioni. Questo consente da un lato di ridurre il costo della licenza, ma si traduce anche in una serie di limitazioni. In primo luogo, computer e tablet commercializzati senza un sistema operativo sono pochissimi e sempre che tu non scelga un Mac, sarai molto limitato nella scelta o sceglierai un computer per cui pagherai anche la licenza Microsoft. Inoltre, salvo che sia diversamente specificato, le licenze OEM, quelle che trovi preinstallate nel dispositivo, non sono trasferibili. Ovvero puoi usare Windows solo nel dispositivo stesso. Se questo si rompe, te lo rubano o non lo usi più, non puoi usarla in un altro. Per le licenze a pagamento descritte all'inizio, il limite della intrasferibilità non sussiste. Purché installato in un solo dispositivo, se cambi spesso il computer o ricorri all'assemblaggio di un fisso con licenza libera, potrai spostare legalmente Windows. Ma insomma, se vuoi Windows e spesso, anche se non lo vuoi, devi pagare. Una volta installato dovrai anche prevedere altri programmi per l'ufficio, la multimedialità e a meno che tu non ricorra, perché no, a software libero o ritoccato, dovrai pagare anche quelli. Linux è gratuito e puoi installarlo su quanti dispositivi vuoi senza scorrere pagine di licenza perché è sempre quella. Ci sono anche distribuzioni Linux a pagamento come Elementary oppure Zorin OS o quelle dei grandi come Red Hat, ma spesso paghi più i servizi che il software. L'installazione base di Linux Mint, ad esempio, poi prevede già la suite LibreOffice e programmi di ogni genere per vedere video e DVD, organizzare, gestire e modificare foto, raccolte di musica, leggere documenti PDF, effettuare scansioni, scaricare e condividere file. Sono già inclusi nella rapidissima installazione del sistema, non devi aggiungerle successivamente. Attraverso il gestore applicazioni puoi anche accedere a tantissimi ulteriori programmi gratuiti. La licenza è sempre la stessa. Il costo ed il tipo di licenza sono quindi un punto a favore di Linux rispetto a Windows.
Flessibilità. Per flessibilità intendo la varietà di dispositivi su cui il sistema operativo è installabile e l'interoperabilità con altri sistemi. Trovi Linux anche in mini PC, smartphone, impianti auto, elettrodomestici, dispositivi di storage. Linux può leggere e scrivere su supporti e hard disk gestiti con tecnologia Microsoft, rendendo semplice trasferire file tra Linux e un altro sistema operativo. In una installazione cosiddetta in dual boot, cioè con due sistemi operativi selezionabili alternativamente all'avvio del dispositivo, Windows non è in grado di rilevare la presenza di Linux e non puoi quindi accedere ai file salvati in quella partizione. Se colleghi ad un computer con Windows un supporto formattato per Linux, ti dirà che devi formattarlo per poterlo utilizzare. Dall'altra parte, invece, quando usi Linux nel medesimo computer in cui sia presente anche un'installazione di Windows, potrai facilmente cercare, leggere, copiare e modificare documenti e file creati e salvati all'interno dello spazio Microsoft. Non solo, Linux è in grado di installarsi automaticamente a fianco di Windows e nel caso di Linux Mint o Ubuntu e alcune derivate ti mostra una maniglia trascinabile e potrai istruirlo a ridimensionare la partizione di Windows. Flessibilità, capacità di adattamento ad architetture hardware e dialogo con sistemi estranei sono un punto a favore di Linux. Requisiti di sistema. La pagina sui requisiti minimi di sistema di Windows 10 riporta CPU ad 1 GHz, 1 GB di RAM, 16 GB su hard disk per la versione a 32 bit, che diventano 2 GHz di CPU, 2 GB di RAM e 32 GB di spazio per la versione a 64 bit. So che si riesce ad installare Windows 10 in un PC con queste caratteristiche, ma sostenere che sia utilizzabile mi pare davvero grossa. Una installazione di Windows Home a 64 bit impegna infatti già poco meno dei 2 GB raccomandati di memoria RAM, sempre che tu abbia ridotto al minimo i programmi che si avviano insieme al sistema. Tradotto, avvia qualunque programma e se hai 2 GB di RAM, il computer sembrerà non muoversi più. La pagina sui requisiti hardware di Linux Mint 20.1 nell'edizione Ammiraglia Cinnamon riporta 1 GB di RAM, 2 raccomandati per un utilizzo soddisfacente, 15 GB di spazio, 20 raccomandati. Risoluzione dello schermo 1024x768. Io sono d'accordo, se vuoi installare Linux Mint Cinnamon con meno di 2 GB di memoria RAM, devi prevedere un'adeguata partizione di swap o l'esperienza potrebbe essere deludente. Era scontato, il notevole minore impiego di risorse è un punto a vantaggio di Linux nel confronto con Windows. Stabilità. Stabilità e affidabilità non sono punti forti di Windows. Certo, sono passati oltre 20 anni da quando Windows 98 si bloccò fatalmente durante la presentazione in diretta. L'estrema complessità del sistema di certo non aiuta ad isolare bug, difetti e situazioni non considerate dai suoi sviluppatori, che possono tradursi in comportamenti imprevisti o blocchi che non sempre dipendono da malfunzionamenti di qualche componente hardware. Documento una mia esperienza recente con Windows 10 in fatto di stabilità e affidabilità. Ed il mio utilizzo è rarissimo, quasi nullo. Mantengo una partizione solo per motivi di sicurezza in casi di emergenza. Devo depositare un atto in un procedimento giudiziario come consulente informatico del giudice ed è consuetudine che si attenda proprio quasi lo scadere del termine concesso. È passato del tempo dall'ultimo avvio di Windows nella partizione del fisso di casa, ma voglio scoprire se i problemi di accesso alla cancelleria telematica con il kit di firma digitale, peraltro compatibile con Linux, si presentano anche con Windows. Evidentemente gli ultimi aggiornamenti non erano stati applicati. Windows mi dice da prima di attendere un momento e non spegnere il PC, ma poi passano 3 quarti d'ora e 3 riavvii. La percentuale avanza, credo di poter usare di nuovo il PC e al quarto riavvio il brillante ed evoluto sistema di diagnostica di Windows 10 mi mostra un emoticon triste dicendo che l'aggiornamento, che dovrebbe migliorare sicurezza e affidabilità, non può essere applicato. E quindi potrà forse succederti, come a me, di attendere ancora 40 minuti perché il PC sia riportato allo stato precedente.
Non intendo aggiungere commenti, ma un consiglio te lo darei. Non insistere prima di documentarti sul problema, se ne hai uno simile. O le 2 ore passate a guardare il computer senza poterlo toccare, per depositare quell'atto nei tempi prescritti, spedire quella mail urgente o fare quel bonifico, diventeranno mezza giornata lavorativa e figuracce che Microsoft non ti rimborserà. Non esageriamo, va bene. Ovviamente non ogni aggiornamento di Windows crea questi problemi, ci mancherebbe, visto che paghi pure. Ma succede spesso. Quando ho pubblicato la prima volta il testo di questo video per il blog, era successo pochi giorni prima in uno scenario comunque diverso da quello da me documentato, con l'aggiornamento KB4535996 e se lo cerchi nelle news di Google o nel link che metto nella descrizione, capirai. Ed è successo pure 2 giorni fa, con gli ulteriori 2 aggiornamenti e ti metto il link alle notizie nella descrizione. Ad ogni aggiornamento Windows poi diventa sempre più lento. Vuoi sostenere il contrario? Oppure credi che sia colpa del computer che invecchia? Quando l'aggiornamento è un cambio di versione, Windows 10 poi non ti avvisa in anticipo che starai un'ora senza poter usare il computer, né che ti verrà lasciata una fotocopia della precedente installazione nel disco, per sicurezza, certo, e direi che fa bene. Comunque, nel mio caso citato, a Windows non bastavano circa 36 GB liberi per scompattare ed installare la nuova versione del sistema e lasciare una copia della versione precedente. Il kernel di Linux è abituato da 30 anni in server impegnatissimi che possono venire riavviati molto raramente. Con il proliferare di distribuzioni anche su postazioni individuali, di tali vantaggi hanno beneficiato anche utenti singoli. Io uso esclusivamente e quotidianamente Linux Mint da anni e il sistema non mi si è mai bloccato né riavviato. Linux poi con gli aggiornamenti si comporta come uno smartphone. Procedi quando vuoi e in 30 secondi hai risolto senza che tu debba riavviare il dispositivo. Solo nel caso di aggiornamenti importanti al suo nucleo, il kernel, possono volerci un paio di minuti in più per la configurazione automatica e le modifiche hanno effetto solo al riavvio, che però non richiede più tempo delle altre volte. Puoi anche istruire Linux a provvedere automaticamente e non ti accorgerai mai di nulla senza alcuna interruzione su quello che stai facendo. E mentre in Windows 10 non puoi aspettarti che si aggiornino automaticamente e gratuitamente anche driver e software installati successivamente, questa invece è la splendida regola in Linux. Linux non perde velocità e prestazioni via via che sistema e programmi sono aggiornati. Quando il kernel di Linux Mint viene aggiornato, il precedente, che occupa poco più di 600 MB su disco, non viene rimosso automaticamente, ma puoi farlo tu se hai problemi di spazio oppure con quelli superati. Oppure puoi ancora istruire gestore aggiornamenti ad eliminare automaticamente versioni superate, ma ne verrà mantenuta una precedente a quella in uso, giusto se qualcosa andasse storto. Se infatti dopo un aggiornamento del kernel il computer con Linux Mint dovesse bloccarsi, non connettersi ad internet o addirittura il tuo schermo rimane nero, a me è successo solo una volta ed era colpa mia per aver installato un kernel ad uso musicale non supportato, comunque non temere. Riavvia il computer mantenendo il tasto maiuscolo premuto sulla tastiera, avvia Linux in modalità avanzata e scegli il kernel precedente, quello che di solito è indicato con la serie di numeri inferiore. Il computer si avvia con gli stessi tempi, ma con i kernel suggeriti potrà anche non capitarti mai. Il punto su stabilità, affidabilità e prestazioni nel tempo se lo aggiudica Linux. Sicurezza e antivirus. Nel corso di anni di attività passati anche nel campo di vendita di PC e assistenza informatica, ho constatato che con Windows tanti utenti, malgrado un antivirus attivo aggiornato, hanno avuto problemi di ogni genere. Non entro nel merito circa il miglior antivirus per Windows. Talvolta risolvi gratuitamente e dopo un anno ricevi notifiche per cui sembra che se non paghi un rinnovo ti potrà succedere di tutto. Se vuoi un parere che non provenga dal parente o amico esperto, figure altrettanto apprezzate dai tecnici professionisti, puoi affidarti al sito Avitest. È un'autorevolissima e indipendente voce nel settore non pilotata in base al miglior offerente.
In ogni caso, Microsoft si è ritrovata a lungo insoddisfatta per la sicurezza garantita a Windows da antivirus non efficienti che spesso impattavano in modo imprevisto sulle prestazioni del computer e talvolta, in caso di aggiornamenti, finivano per fare più danni del problema che cercavano di evitare. Windows 10 è quindi dotato di un antivirus di tutto rispetto e a rigore di logica non c'è nulla di meglio che farsi proteggere da chi conosce e sviluppa il tuo sistema e ne ha ovviamente a cuore sicurezza, integrità e la tua soddisfazione finale. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Windows 10 controlla allegati, attività svolte in tempo reale, connessioni di rete e applicazioni avviate. Certo, col sacrificio di una bella fetta della tua privacy e di gran parte dell'autonomia a batteria del tuo portatile. Ma non sto consigliando di non comprare un antivirus. Il senso di sicurezza già è una buona ragione per l'acquisto di un programma noto ed affidabile. Passiamo alla sicurezza in Linux. E diciamolo subito, obiettivamente. Quello della totale sicurezza e invulnerabilità agli attacchi di Linux è un falso mito. Ciò premesso, diciamo anche che Linux è esente da gran parte di virus e software malevoli realizzati spesso per attaccare proprio Windows. In generale, quindi, rischi di meno con un desktop Linux che con uno Windows. Circa Linux Mint, in particolare, è costruito sopra il codice base di Ubuntu, quindi molti argomenti sono applicabili ad entrambi i sistemi operativi. Ebbene, in una pagina del sito ufficiale di Ubuntu, agli utenti che chiedono se ci sia bisogno di un antivirus, viene risposto: antivirus per Linux esistono e come, ma forse non ne hai bisogno. Virus che interessino Linux sono ancora molto rari. Alcuni sostengono che dipenda dal fatto che Linux non è usato quanti altri sistemi operativi, quindi nessuno scrive virus per esso. Altri sostengono che Linux sia intrinsecamente più sicuro e che eventuali problemi di sicurezza che i virus potrebbero sfruttare sono affrontati e risolti molto rapidamente. Qualunque sia la ragione, i virus in Linux sono tanto rari che per il momento non c'è alcun bisogno che te ne preoccupi. Ci vuole buon senso, niente può proteggerti da pagine web o email che cercano di sottrarti dati personali se poi li fornisci. In ogni caso, antivirus per Linux Mint, come visto, ce ne sono. Come Clamav, open source e gratuito. Si installa in un clic dagli archivi ufficiali. Il suo scopo è quello di controllare gli allegati di posta e siccome spesso allegati manevoli hanno in mente Windows come vittima, l'utilità è più volta all'evitare che tu diffonda problemi come portatore sano. Ci sono anche Avast, Node32 e AVG, proprietari, anche se talvolta gratuiti. Circa i bug, difetti di programmazione che fanno bloccare singoli programmi o inducono comportamenti anomali nel sistema, non esiste sistema informatico evoluto che ne sia esente. La maggior diffusione di Windows e di software installabile da fonti non verificate in un sistema Microsoft trasforma però la sua forza anche in un punto debole. Invece, se ricorri solo a software presenti nel gestore applicazioni, in Linux Mint e in altre distribuzioni, il problema davvero non sussiste. I cosiddetti repository, gli archivi sparsi per il mondo da cui si installano programmi con un semplice clic, contengono infatti applicativi verificati all'origine e magari, a costo dell'affidabilità e sicurezza, non li trovi in versione aggiornata. Ecco perché si dice che Linux non ha bisogno di un antivirus. Sebbene non in senso assoluto, quindi ritengo la sicurezza un altro punto a vantaggio di un desktop Linux contro uno Windows. Privacy. Hai visto le impostazioni privacy nel pannello di amministrazione di Windows 10? Oppure per caso lo hai installato da solo e verificato le ben 24 differenti schermate di impostazioni? Mi lasciano perplesso, perché come fidarsi di avere effettivamente la scelta? Windows è un sistema proprietario e non sei tu il proprietario, ma chi ti concede di usarlo. Lo scopo di chi lo sviluppa è anche controllare tutto ciò che ci fai. Fa parte della natura umana desiderare di conoscere i segreti altrui. E più il suo utilizzo è capillare, e più dati e statistiche ricavabili sono preziose e valgono moltissimo denaro e potere contrattuale. Ecco invece le impostazioni privacy di Linux Mint 20.1. Ma non è che Linux Mint sia povero sotto questo aspetto e quindi Microsoft più attenta. Al contrario. In Windows devi fidarti che le impostazioni di privacy ti lascino effettiva scelta, ma non potrai mai sapere se è così.
In ambiente GNU Linux, sul kernel Linux e i suoi applicativi ci sono tanti occhi sopra. Se qualcuno decide di inserire funzioni di dubbia trasparenza o per un tornaconto privato che non sia quello dell'utente finale, altri 100 sono pronti a metterci una pezza. I più non saranno interessati a risvolti ideologici o filosofici, ma nel software definito libero puoi ispezionare qualunque cosa faccia e, se ne sei capace, cambiare il suo comportamento. Se non puoi capire come funziona, non puoi modificare ciò che fa perché qualcosa non ti piace, non sei libero. E citando il massimo attivista pro software libero, Richard Stallman, non sei tu ad usare il software, ma l'azienda che ne è proprietaria ad usare te. Che l'interesse alla protezione della privacy degli utenti sia proprio nelle corde di Linux Mint lo capisci anche in una pagina in inglese, metto il link nella descrizione, in cui si spiega perché solo alcuni motori di ricerca siano previsti nell'installazione del browser predefinito Firefox. Traducendo, quando esegui una ricerca sul web, i motori registrano la tua attività e numerosi dettagli su di te. Ciò consente loro di pubblicare annunci e risultati di ricerca diversi per le persone in base a ciò che piace o non piace. Anche se ciò migliora l'esperienza dell'utente, poiché gli annunci e i risultati di ricerca sono pensati appositamente per te, ciò rappresenta un problema di privacy. Alcuni motori come DuckDuckGo, XQuick o StartPage garantiscono la tua privacy e non tengono traccia della tua attività. Aggiungo un altro aneddoto che risale alle fasi preparatorie di Linux Mint 20, ne ho parlato anche nel blog e nelle notizie di maggio. Il fondatore annuncia un deciso cambio di rotta rispetto alle scelte fatte da Ubuntu nell'installazione del browser Chromium, che, virgolette, in realtà è vuoto e si comporta senza il tuo consenso come backdoor per connettere il tuo computer allo store di Ubuntu. Le applicazioni presenti in questo store non possono essere modificate né rimosse. Non puoi riceverne informazioni, fare modifiche, neppure ricevere i pacchetti coinvolti da altro store. Hai tanta libertà nel tuo computer quanto se tu stessi usando software proprietario. Nessuna. Questo è un effetto simile a soluzioni commerciali proprietarie, ma con due fondamentali differenze. Vuole privilegi assoluti nel tuo sistema e si installa senza che tu lo abbia chiesto. Accuse pesanti, ma il messaggio è chiaro. Nessuna misura che possa limitare la natura libera, ispezionabile e modificabile sarà mai tollerata in Linux Mint. Alla fine, da Mint 20 in poi, lo store di Ubuntu è stato bandito e il browser Chromium appositamente compilato e reso disponibile direttamente dagli archivi di Linux Mint. Disponibilità di software. Da ex avvocato folgorato dall'avvento di internet e convertito alla realizzazione di siti web e ai segreti di Altavista da Windows 95 prima edizione, devo non poco alla rivoluzione informatica di cui anche Microsoft è stata protagonista, anche se non comprese subito il fenomeno internet e anzi, con Internet Explorer e la sua prepotenza, ha trasformato il lavoro di un webmaster in un incubo. I puristi non apprezzeranno, ma credo comunque non si possano non riconoscere a Microsoft, oltre Intel e IBM, il merito non solo di aver favorito l'informatizzazione di tante piccole e grandi attività, ma anche di aver portato un computer nelle case di tutti e fornito ai programmatori i cosiddetti framework e ambienti di sviluppo esagerati, che hanno facilitato la proliferazione di aziende di software tuffatesi nella realizzazione di applicativi di ogni genere in grado di soddisfare le esigenze più disparate, con una scelta davvero infinita. Nel frattempo, purtroppo, Linux era indietro, certo quasi senza mezzi rispetto all'eredità Microsoft di DOS, ma solo un vero manettone poteva pensare di passare ore a compilare a mano il kernel e cercare di far funzionare il monitor del computer di casa in modo decente. Però oggi non è più così ed il salto avanti fatto da Linux in poco più di 10 anni in termini di semplicità di installazione, configurazione e di utilizzo è forse anche merito di progetti Microsoft come Windows Vista. Oggi, sotto la medesima licenza del sistema operativo, puoi anche accedere a moltissime applicazioni. Alcune hanno poco o nulla da invidiare ad equivalenti commerciali per l'ambiente Windows. Alcuni grandi produttori di hardware prevedono driver per far funzionare stampanti, webcam ed altre periferiche con Linux.
o ci pensano gli sviluppatori stessi di Linux quando possono. Se si tratta di produzioni audio o video, se per Windows o Mac sono disponibili strumenti affermati ormai come standard di settore, non si deve pensare che per Linux manchino applicativi anche molto evoluti. Anzi, io credo che sia uno dei versanti, oltre quello della programmazione, nei quali si trovano i software open source migliori in assoluto. Ubuntu Studio, che ha lo scopo di riunire in un unico desktop tutti i migliori strumenti open source per produzioni grafiche, audio, 3D, fotografia e video, ne è un esempio più che valido. E tali software sono disponibili anche per Linux Mint. E se nascono talvolta questi software in ambiente Linux, spesso sono poi resi disponibili anche per altre piattaforme, tra cui proprio Windows. Puoi anche installare molti programmi di Windows in Linux sfruttando il sistema Wine di cui ho già parlato. Venendo da Windows, inizialmente non sembra, ma poi ti rendi conto che qualunque esigenza tu abbia, esiste nel gestore applicazioni di Linux o è installabile altrimenti, almeno un programma dotato di un'interfaccia grafica che ti consenta di fare esattamente lo stesso, più spartano, ma che ti porta comunque al raggiungimento del risultato. E pur senza citare eccellenze storiche tra i software per Windows, negare l'immensa scelta in qualunque settore di applicazione disponibile per l'ambiente Windows non sarebbe serio. Anche grazie alla sua diffusione, Windows stravince questo punto del confronto con Linux. Videogames. Windows già da inizio secolo si era buttata nella ricchissima industria dei videogame con la sua Xbox. E per anni chi non voleva dotarsi di una o dell'altra console che si contendevano le fette più grosse del mercato non aveva altra scelta che scegliere tra i tantissimi titoli disponibili per piattaforma PC Windows. E grazie alle librerie grafiche DirectX, effetti sempre più complessi, riflessi, particelle, fumo e figure sempre più distinte sono state calcolate in tempo reale dal PC sulla base delle istruzioni previste. E l'esperienza è assolutamente gratificante. Poi la software house Valve, che ha sviluppato e distribuito titoli leggendari nella storia dei videogiochi, decide di creare una piattaforma per videogames funzionante in ambienti differenti che fa largo uso di internet. Gli sviluppatori devono solo preoccuparsi di rispettare certi requisiti. E arriva Steam, che ha cambiato tutto nel giro di pochi anni, rendendo migliaia di titoli disponibili dapprima su computer Apple oltre a Windows e poi proprio su Linux. E Valve non si è fermata a questo, ha addirittura sviluppato un sistema operativo per il gaming, per trasformare un PC in una console da gioco. È Steam OS, basato ovviamente su Linux. E intendo sottolinearlo perché se schede video e altre periferiche fondamentali per il gaming non fossero in grado di funzionare correttamente in ambiente Linux, la scelta sarebbe stata suicida. Ad oggi non tutti i titoli con cui puoi giocare su Steam sono purtroppo supportati su piattaforme diverse da quella Windows, ma il divario si sta molto riducendo. L'uso della nuova funzione Steam Play consente almeno di provarci. E la comunità di ProtonDB contribuisce a segnalare i titoli solo per Windows che sono certamente funzionanti anche in ambiente Linux. Ed il numero è aumentato a dismisura nell'ultimo periodo. Microsoft è comunque avvisata, anche se il punto sui videogame se lo aggiudica Windows. Intrattenimento domestico. Le moderne piattaforme di streaming audio e video sono fruibili su qualunque dispositivo si colleghi ad internet, perciò non fa differenza il sistema operativo del dispositivo collegato al televisore o allo stereo o al proiettore, ma non è sempre stato così. Windows Vista, già nel 2007, nelle versioni home era distribuito con Windows Media Center, applicazione ottimizzata per l'uso con telecomando e su grandi schermi per la gestione di contenuti multimediali di ogni genere. Il programma era già stato reso disponibile nel 2005 per una versione speciale di Windows XP. Si potevano effettuare presentazioni di foto, ascoltare musica e vedere video, che si trattasse di file salvati nel computer o di CD o DVD. E passi avanti furono fatti per integrare un media center in Xbox che prevedeva un programma open source chiamato proprio Xbox Media Center, semplificato in XBMC. Gli sviluppatori di XBMC hanno successivamente dato vita ad una organizzazione no profit e trasformato il progetto attribuendogli il nome di Kodi.
Kodi, dal 2014, è una piattaforma open source completa per l'intrattenimento domestico. Dalla pagina ufficiale o su Wikipedia scoprirai un assaggio delle possibilità. Visione di video salvati, streaming da web TV e radio, YouTube, visione di foto, programmazione di registrazioni, meteo e notizie. Perché Kodi è integrabile con una serie sterminata di estensioni, le add-on, per esigenze disparate, come la pianificazione dello scaricamento automatico degli episodi delle serie TV preferite. Se non ce la fai ad attendere che siano doppiate in italiano, Kodi va alla ricerca su internet di sottotitoli e te li fa trovare pronti quando avvii la riproduzione. Kodi è disponibile per ogni piattaforma esistente e ovviamente per Linux. Puoi installare Kodi con un solo clic dal gestore applicazioni di Linux Mint. Un discorso a parte merita la riproduzione di DVD dal lettore eventualmente integrato nel tuo computer, per chi ce l'ha ancora. Sia con Windows che con il lettore VLC in Linux Mint sei in grado di riprodurli senza problemi. Io ho ancora un vecchio masterizzatore Blu-ray nel PC fisso che ho sempre usato anche come lettore per la mia collezione. Con alcuni semplici passaggi è possibile abilitare la riproduzione di dischi Blu-ray esclusivamente con risorse open source gratuite e senza doverli prima estrarre né convertire in altro formato. In Windows, se non risolvi con l'add-on HEVC Blu-ray per Kodi, faresti bene a procurarti un software con licenza commerciale come l'impareggiabile PowerDVD. In Linux Mint l'inclusione dei codec multimediali di terze parti, già in fase di installazione, consente di dotarsi di tutti i più diffusi sistemi di decodifica per la riproduzione di audio e video. Invece con Windows 10 ho provato a riprodurre un video codificato H265, cioè il formato HEVC, evoluzione della VC degli MP4 che dimezza l'impiego di banda a parità di qualità, e il riproduttore video di Windows 10 mi ha mostrato questo avviso. Insomma, pare che potresti essere indotto ad acquistare qualcosa che puoi avere gratuitamente o in alcuni casi essere informato che il file non è supportato. Questo passaggio del confronto tra Windows e Linux sull'intrattenimento domestico credo possa tradursi in un pareggio. Trasparenza dei processi. L'argomento non è di interesse per un utente medio e si ricollega a quello sulla libertà. Ma Windows non consente di ispezionare i suoi processi perché non puoi leggere nulla dei suoi meccanismi a meno di violare condizioni di utilizzo e commettere reati. Perciò, se non sai perché non puoi scollegare la memoria USB esterna quando risulta in uso senza che siano aperti file al suo interno, oppure devi avviare una diretta streaming pianificata su YouTube e la videocamera risulta utilizzata da un altro processo, malgrado la luce spenta, Skype o altri programmi attenuati non in esecuzione, rassegnati. Non potrai sapere molto di più. In Linux, ogni processo e applicazione è un file di testo che si apre con il blocco note e puoi verificare ogni singolo comportamento. È uno dei capisaldi di Linux e del software libero, come dicevo in precedenza. E il suo codice, stanne tranquillo, mostra che la privacy di chi lo usa è totalmente rispettata e che nessuno ti sta tracciando. Puoi modificare a tuo piacimento, a costo di fare disastri, è vero, se non ne sai abbastanza, ma rispetto alla totale chiusura di Windows all'analisi dei suoi meccanismi di funzionamento, la trasparenza del comportamento di Linux consente senza dubbio di assegnare a quest'ultimo il punto su questo aspetto del confronto. Documentazione e supporto. In teoria un prodotto commerciale a pagamento dovrebbe essere in enorme vantaggio in quanto a documentazione, specie nei confronti di un sistema operativo gratuito. Ma non è affatto così. Quando compri un computer con Windows, il manuale di istruzioni ti spiega solo come è costruito, ma non come usarlo. La guida Windows ufficiale nel sito Microsoft me l'aspetterei almeno ordinata e con un enorme indice di contenuti, ma no. Talvolta trovi collegamenti all'interno degli infiniti pannelli di amministrazione di Windows, ma magari puntano a pagine non tradotte. Se sei uno di quelli che cerca di risolvere da solo eventuali problemi prima di rivolgersi al negozio di informatica, quante volte hai risolto un problema con la documentazione ufficiale? Hai seguito passo passo guide su vari blog a cui alla fine ti sei affidato, per scoprire magari che nel tuo caso non funzionavano le soluzioni perché si riferivano ad un'altra versione di Windows 10, che infatti è ormai una definizione troppo generica. Però purtroppo è innegabile, e alcuni di voi lo confermano.
Se ti rivolgi ad un centro assistenza per ottenere supporto per Ubuntu, Linux Mint o altre distribuzioni Linux tra le più popolari, nella maggior parte dei casi non troverai aiuto e forse anche qualche risatina che suona come una presa in giro. Circa Linux Mint in particolare, il miglior posto da cui partire per trovare informazioni è il mio blog. Scherzo, ma neanche tanto, perché online trovi una guida ufficiale in italiano di Linux Mint, anche se copre solo aspetti legati all'installazione e risoluzione di eventuali problemi in questa fase. Esiste anche un manuale ufficiale, limitato e un po' datato. Io quindi ti invito a dare un'occhiata al mio manuale non ufficiale nel blog. Poi, visto che Mint vi si appoggia, la stragrande maggioranza della documentazione per Ubuntu è applicabile anche a Linux Mint ed è ovviamente perfetta se scegli una versione di Ubuntu come sistema operativo. E non ho citato la documentazione dei comandi da terminale per la quale da sempre, anche se in inglese, Linux è corredato di tutte le informazioni necessarie. Basta digitare nel terminale man, seguito dal nome del comando, per consultarne le specifiche complete. Altro conto è se devi risolvere qualche intoppo. Io sono da solo ed è già un grande impiego di tempo realizzare i contenuti che pubblico. Se si tratta di domande che mi vengono fatte attraverso i commenti, posso anche essere convinto che la risposta sia utile a tante persone, ma non sono in grado di dedicare ore ad una sola persona. In ogni caso, nei forum in italiano, sia di Ubuntu che di Linux Mint, forse non trovi guide, tutorial con screenshot e video, ma ci sono già tante domande a cui esperti hanno dato una risposta. Se non la trovi già, ed è raro che qualcuno non abbia già avuto il tuo stesso problema, puoi registrarti e chiedere. Non sto cercando di dire che Linux sia più supportato di Windows, ma se formatti e reinstalli un sistema operativo in autonomia, Linux non è inferiore a Windows in termini di risorse online, o almeno lo è solo numericamente. Io ho imparato a fare di tutto con Linux senza ricorrere che di rado alla linea di comando ed al terminale. Senza alcuna figura esperta di riferimento, solo cercando su Google. Ho affrontato qualunque esigenza, anche complessa, e risolto i pochi problemi incontrati, non meno di quando usavo Windows. A me rode un sacco non poter assegnare un pareggio su questo punto, ma devo essere obiettivo. La diffusione di Windows nei desktop e notebook di tutto il mondo ha i suoi vantaggi. Se non sei in grado di risolvere da solo problemi al computer e ti rivolgi ad un valido tecnico informatico, è molto più facile che possa aiutarti se hai Windows. Quindi a malincuore assegnerei il punto a Windows per possibilità di supporto, non per la disponibilità di documentazione su cui riterrei addirittura prevalere Linux. Bene, se hai visto tutto il video, sei il mio eroe. È stata lunga, ma siamo arrivati alla fine. Nella descrizione sotto il video metto tutti i collegamenti citati ed il link ad una infografica che ho preparato sugli argomenti trattati. Trovi tutto anche nell'articolone del blog su cui ho basato il video e c'è anche una specie di duello sul campo con un'analisi delle performance di Windows e Linux nel medesimo computer. Risale a quasi un anno fa e anche se non so in che tempi, ho intenzione di rinnovare il confronto e farne argomento di un prossimo video. Se copi dalla descrizione i collegamenti temporali ai singoli capitoli, sei in grado di condividere il video con altri anche proprio da quel punto. Infine, ricordandoti che puoi iscriverti al canale e attivare le notifiche per sapere quando pubblicherò il prossimo video, ti ringrazio di nuovo per il tuo tempo e per la tua attenzione. A presto, ciao!